anteprima di Polifemo, l'occhio di Abate, di venerdì 15 gennaio, ore 21, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e in replica domenica 17 gennaio alle ore 14:30, una puntata particolarmente ricca e varie le problematiche che analizzeremo. Intanto siamo qui ospiti di Confartigianato Taranto e quindi parleremo di occupazione, ma quando si parla di occupazione bisogna andare all'origine e bisogna parlare di formazione, bisogna parlare di università. La formazione, l'università creano gli sbocchi occupazionali, gli sbocchi lavorativi, ma l'occupazione, gli sbocchi lavorativi dovrebbero creare lo sviluppo del territorio. E qui si aggiunge la problematica del rapporto con le istituzioni, il ruolo della politica. Abbiamo parliamo di sviluppo del territorio, dobbiamo ascoltare le esigenze della piccola e media impresa e in questo senso le istanze, le idee, gli sforzi di Confartigianato Taranto. Una puntata dunque particolarmente ricca e lo faremo con gli ospiti di tutto rilievo, a cominciare da Fabio Paolillo, direttore di Confartigianato Taranto, e a seguire li nomino nell'ordine in cui sono posizionati rispetto a me: Gennaro Mordenti, vicepresidente di Confartigianato Taranto, lui è un odontotecnico e insegna presso l'Istituto Santa Polonia, il consigliere comunale di Taranto, il dottor Alfredo Spalluto, e poi parlavamo di università, il professor Riccardo Pagano, docente ordinario di pedagogia generale, Dipartimento Ionico, Università degli Studi di Bari. Parlavamo di formazione, di orientamento scolastico, la professoressa Anna Rita Alfeo, docente di lettere presso l'Istituto Archimede di Taranto, e poi un altro docente dello stesso Istituto Archimede, il professor Simone Ceppaglia, docente di elettronica. Dunque una puntata ricca, una puntata che parte dalle origini, dalla scuola, dalla formazione, dall'università, per poi andare al lavoro e poi per far crescere il territorio. Non resta allora che mettervi comodi in poltrona, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, venerdì 15 alle ore 21, domenica 17 in replica alle 14:30. Che dire? Polifemo è sempre con voi, evviva l'informazione libera della città.